Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lambert e oggi siamo tornati qui su A Plague Tale Innocence. In questo video continueremo ad evitare le truppe inglesi per arrivare finalmente dal dottore Laurentius, che ci dirà qualcosa su Hugo. Comunque, evito di dilungarmi e spero che questo video vi piaccia. We'll never be able to go back home? No, it's too dangerous. Are there rats there too? Maybe. I don't know, Hugo. I'm scared. They'll find us when they get stuck. We'll be safe with Laurentius. Come on. Ok, bell'inizio. Comunque, riguardo al fatto che non possiamo più tornare a casa, beh, There! per Over there! tornarci potrebbero Is that tornarci, però non ci Laurentius' sarebbe army? più nessuno I e non hope credo so. che ci vadano nemmeno più And le we'll truppe see you inglesi, then. credo che loro credano Careful, che siano we'll tutti see you then morti. very soon. Ma più che altro non so se le truppe inglesi cercavano Hugo per ucciderlo o per catturarlo, fargli qualcosa, non so, non me l'hanno spiegata sta cosa. Probabilmente più Here, avanti me lo look! spiegheranno. It's one of the men that attacked the house. Non possiamo How is rubargli she? l'armatura? Perché They're here. avere una protezione in testa in realtà sarebbe davvero buona. Comunque mi sa che è stato ucciso dai topi lui. Perché gli manca la parte inferiore del corpo, sai com'è, non è proprio normale come cosa. L'Inquisizione quindi è qui. Loro però hanno una protezione alla testa e questo è il vero problema qui. Whatever happens, we have to get out of here before the sun goes down. They like the dark. So back to business. Ok, usa gli oggetti metallici attorno a te per creare diversivi. Tieni premuto tab per selezionare un proiettile quando tieni premuto. Ok, sì, vabbè, queste cose già me le so il gioco, però l'unico problema. Ok, se n'è andato, che culo. L'unico problema è che se lui guarda qui, vede pure noi, no? Giusto, mi è venuto soltanto adesso in mente, dobbiamo aspettare che lui si gira. Ah, sei stupido. Ah, girati, bravo guaglione. Cerchiamo di non farci sentire, di passare senza farci vedere. Per fortuna, sei truppe inglesi, non so chi le abbia addestrate, però sono proprio stupide. Ok, lui in teoria lo possiamo uccidere perché non ha protezione in testa, vero? Tiè! Mi dispiace, tizio. Veramente. Magari avevano pure una famiglia, qualcosa, però. Non possiamo lasciarli in vita. Sono troppo pericolosi per me, Hugo. Allora, per di là credo che sarebbe un suicidio andare per di là. No, è un suicidio andare per di qua. Ok, qua c'sono le truppe inglesi, quindi dovremmo allungare la strada. Ok, però intanto voglio vedere cosa c'è qui perché. Se mi hanno. Se posso andare qui, probabilmente ci sarà un motivo, vero? Che strano! Ho visto una ragazzina che andava in giro con un bambino. Vabbè, tutto normale. Mi stava per rivedere di nuovo, ok? Ha voglia che siamo in trappola. Ok, da qui si continua ovviamente, però volevo vedere cosa ci fosse qua sopra. Giusto, per ora qui non posso nemmeno correre. Devo aspettare che questo qui rimanga girato oppure devo lanciare un vaso da quella parte. Ok, per ora è girato. Prendi questo e andiamocene. Oh merda, mi sa che non ce la faccio, credo. Sto rischiando un fottio. Pia tutto e sbrigati. Niente, 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 sei proprio stupido. Cioè, non ci ha veramente visto? Raga, vabbè, la CPU è un pochettino stupida, però meglio così. Veramente, ho rischiato un pochettino troppo qui. Quindi adesso io qua faccio rumore per di là. Vero? Non. Raga, mi sa che siamo fottuti. Abbiamo fatto rumore e sono in due che ci stanno cercando. Ho paura! Vattene via, tizio! Vattene via! Mi ha seguito fino a qui! Sono stato troppo stupido. Mi sono dimenticato che non devo far rumore io qui. Quindi adesso, mentre è girato, lo distraiamo di nuovo. Bravo, lascia la pala, vai, Hugo. Sbrigati! Sbrigati, Hugo!
di essere tipo velocissimo adesso. Ok. Non mi ha visto, benissimo. Comunque ricordiamo che abbiamo ancora un vaso per mandarli ancora più lontani. Oh, tizio, riguarda. Sono proprio stupidi. Oddio, c'è anche l'altro tizio. Ok, cioè, si era addirittura avvicinato all'altro tizio. Perché ci sono avvertiti a vicenda, ok. Ok, abbiamo anche trovato un oggetto, cioè un attrezzo molto buono. E se anche quello là è distratto, direi di approfittarne, no, vabbè. Ma in realtà sai una cosa, se ce n'è uno qui. Ah no, forse è tornato dov'era. Sì. Volevo provare ad attirarli attraverso la finestra, però non ce l'abbiamo fatta. Quindi vabbè, lancio un vaso lì. Ok, lui si è distratto. Aspetta che ne prendo un altro per sicurezza. Ovviamente loro non scopriranno mai da dove arrivano i vasi e robe varie, quindi per ora pensiamo a passare e andarcene. Qui non c'è niente da raccogliere. Madonna. Perché tutte a me? Sono tutti e tre girati, no? Buono. Passiamo e basta. Zitto. Non farti sentire mentre loro parlano. Ce ne sono due guardie. Una la possiamo uccidere, però l'altra non so se sentirà, quindi boh, aspettiamo. Se l'altro non ha sentito, è fatta, possiamo andarcene. Madonna, è stupido, mamma mia, che fortuna. Però evitiamo di fare troppo rumore. Perché, anche se potrebbe essere pericoloso. Ok, ok. Dobbiamo andare per di là, vero? Dentro quella finestra, quindi ci toccherà distrarlo. Altro alcol, nice. Abbiamo anche un attrezzo, quindi appena possiamo potremmo anche potenziare un oggetto. Allora, provo a lanciare il vaso lì, vediamo se lui lo sente. Madonna, l'ha sentito. Dammi il vaso, grazie. Averne sempre uno in più fa sempre comodo. Vai, Hugo. Ok, non ci ha visti. Credo. Non credo che non ci abbia visti. Qua c'è una palude addirittura, buono. Ok, credo che adesso possiamo camminare normalmente. Non ce ne sono più guardie qui, vero? Non lo so. Un botto, guarda. Beh, effettivamente è meglio dirgli così. Cerchiamo di tenere alto il morale di sto bambino, per favore. Non correre, se ce ne sono altri in queste zone è pericoloso. Ma è già sparito, ma come fa? È andato da queste parti, no? E adesso lo ritroviamo morto, io... Sclero, ok, buongiorno Hugo. Ma poverino. Dai, infatti, guarda, là ce ne sono altri. Porco due. Lo so, dobbiamo cercare di passare senza farci vedere. Ok, aspettiamo che questo qui passi. Forse è meglio aspettare che entrambi iniziano a camminare in quella direzione. Quindi adesso. Ok, no, è meglio rimanere qui un attimo. Mentre loro parlano, noi passiamo, ok? Dai, Hugo. Non ci dobbiamo far vedere. Alcune zone forse qui c'erano anche oggetti da prendere, però per evitare di morire eviterei. Ok, se quei due non ci sentono, equipaggiami le rocce e uccidiamo sto tizio. Ha sentito? Sì, ha sentito. Sta venendo a controllare di persona, quindi ci basterà più o meno. Siamo morti, vero? Porco due.
Eh sì, mi sa che siamo morti. O proviamo a scappare, però mi sembra un pochettino difficile. Aia. Fuck, la fionda fa ancora troppo rumore. Poi aspetta. Io sono andato laggiù, però... Sono andato là sotto, però qua sembra che ci sia altra roba. Lo sai cosa c'è per di qua? Galline, buongiorno. Forse posso continuare anche per di qua. Qua è solo una zona per robe secondarie. Boh, io prendo tutto. Ah, forse possiamo scegliere fra due vie. Quella sotto e quella sopra. Ok. Tu madre. Lo so. Però vabbè, se li distraiamo, mi sa che loro sono più facili da oltrepassare. Soprattutto perché abbiamo un vaso. Se li riusciamo a distrarre in due, è meglio per noi. Infatti, guarda, se lo lancio là, li attiro entrambi. No, aspetta, che ho attirato? Nessuno. Soltanto lui. Vabbè, intanto passiamo. Evitiamo di farci vedere. Ok, lui sta facendo il giro, quindi non ci dovrebbe vedere. Quindi passiamo per di qua. Aspettiamo che faccia di nuovo il giro. Bravo, è girato. E passiamo, dai. È stato più facile del previsto. Vabbè, riproviamo. Magari stavolta senza farmi vedere, Aspettiamo che si giri completamente e vada a controllare. E poi possiamo passare, giusto? Giusto. Andiamo senza farci vedere, Yugo. Mio caro piccolo Yugo. Ok, non ci hanno visti. Buonissimo. Qua c'è altra gente, purtroppo. Anche loro li potremmo uccidere, però un po' pericoloso, Vediamo per ora soltanto di attirarli per di là. Guarda, non lo so. Allora, quello là non so quando si gira, spero mai. Intanto noi passiamo. Ok, non si è girato in tempo per vederci, benissimo. Probabilmente si girerà adesso. Sta tornando indietro. Sbrigati, Yugo. Cammina un po', non per forza sempre accucciati. Ok, per fortuna non ci hanno visti. Dai che siamo praticamente arrivati, credo che posso camminare normalmente adesso. Se avessimo preso l'altra strada, probabilmente saremmo arrivati da lì, Ok. Un po' di tranquillità, finalmente. Però dobbiamo sempre continuare, no, Yugo? Merda. Oh, merda, ci sono i topi? I topi? Probabilmente sì. Tra l'altro che sta diventando sera, mamma mia. Mamma mia. No, 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 uno dei suoi attacchi. Pensa alla nuvola. Pensa alla nuvola. Me lo ricordo dal primo episodio. Pensa alla nuvola. Ok, perlomeno se lo portiamo così. Però non possiamo attaccare i nemici. Però perlomeno non rimarremo fermi e non posso nemmeno correre. Per ora o moriamo o cerchiamo di scappare. Non è soltanto quello, Amicia. Non dire certe cose al bambino. Tanto perché non sempre potevi vedere tua madre, mamma mia. C'era un motivo se lo faceva, Non è che ha deciso così a muzzo, non guardo più mia figlia. Non è che stavi sulle palle a tua madre, Nah. Non ci sono inglesi qua, vero? Spero di no. Oh merda. Sono maiali. Ah, mi sa che ho capito. Sono difese per i topi. Acqua, maiali per distrarli. Ok, sì, è tutta roba per trattenere i topi, capito. Madre.
Ok, infatti dobbiamo continuare qua dentro, perché sennò siamo morti. Ma credevo che non mi raggiungessero nell'acqua. E soprattutto non sono manco attirati dai maiali. Quindi sì, questa era una parte in cui dovremmo correre, basta. Mamma mia. Vai, corri, inizia. No, no, ok. Dov'è la torcia? Non ce l'ho la torcia. Porca vacca, corri e basta per ora. Non abbiamo torcia. Per di là ce ne sono di pure. Mamma mia. Dobbiamo fare proprio la strada più lunga possibile, vero? Ancora? Sì, lo so, Yugo. Però dobbiamo soltanto correre, mamma mia. Ok, mamma mia, finalmente siamo al sicuro adesso. Per fortuna qua c'erano due torce, altrimenti saremmo già morti. Ok, che si fa? Si corre? A voi se è mancato poco. Quanto pare però anche loro sono rallentati da quel liquido, eh. Cioè, ma guarda quanti! È pieno di maiali morti! Mamma mia, comunque qua come devo continuare? Perché non ho capito. Non ho nemmeno dei legnetti, niente. Quindi come devo far per passare? Ah, aspetta, lì. Boom! Ok. Passa sopra i maiali, Yugo. È certo. Serve per distrarli, mi sa, Yugo. Quindi non dobbiamo lamentarci. La loro morte serve per la nostra sopravvivenza. Aiuto, scappa. Posso illuminare questo e dobbiamo continuare per di là. Però mi si cammina più veloce quando c'hai sto roba in mano. Ok, mi sa che non dobbiamo accendere adesso il fuoco, ma già qui va meglio. Adesso dobbiamo passare in mezzo a tutti loro, andiamo. Ancora una volta, l'ho spento subito il fuoco prima, perché avevo capito che sarei morto. Ok, per fortuna lì posso accendere un altro fuoco, e ci sono anche altri bastoncini. Quindi siamo a posto, via! Fetusi! Ratti schifosi, con quante R l'ho detto, ratti! Evitando di farmi ammazzare, evitiamo anche di passare sul sangue, credo che sia quello, pozze di sangue. Per evitare di farmi ammazzare. Quindi accendi anche questo, sbrigati, Amicia. Benissimo. Ah, dobbiamo spingere, ok, buono. Così perlomeno siamo più al sicuro. Ovviamente lo devo indirizzare nella direzione in cui lo voglio portare, buono. Non ci siamo per niente quasi, ancora dobbiamo spingere un fottio. Per distrarli. Appunto. Ah, poi tutti da Laurentiis. Poverino. Dai che siamo quasi arrivati, raga. Dai. In teoria lo potremmo anche lasciare, no? Vabbè, continuiamo. Bene. Adesso possiamo continuare a mano, Yugo. Ok, qua non ci sono topi. Bene, saranno tutti distratti dai topi, dai maiali. Gallina, cavallo. Wow. Yugo, ma se non è Laurentiis? Hai pensato a questo? Brutto coglio. Ecco, niente, Yugo. Ah, qua ci sono altri materiali. Sono al massimo col sal nitro. Devo trovare qualcosa per potenziarmi subito. Poverino. Che cosa c'era qua dentro? No, il cavallo, no! È morto. È morto il cavallo, guardalo. Poverino. Va bene, ho preso tutto da qua dentro. Andiamo a vedere se effettivamente qua c'è Laurentiis. Magari ci può dire qualcosa. Ciao gallina. In Tomb Raider non hai fatto una buona fine. Ti continuavo a prendere e lanciare. Oddio. Ho visto qualcosa di incredibile. C'ha delle palle enormi questo maiale. Ok, forse evitiamo di pensarci e entriamo qua dentro. Vediamo se c'è effettivamente il dottore, il medico per Yugo. Ah, mi sa che sono dei collezionabili sti fiori. Lo vuoi dare anche di nuovo a me? Aspetta, ma ho perso il fiore che mi aveva dato Yugo. Yes, it's not good to be alone.
Che fine ha fatto il fiore che avevamo prima? Non lo so. Probabilmente l'avremmo perso fra tutti i casini, no? Va bene. Entriamo. È chiuso. Scavalchiamo. Ma ci potresti entrare anche tu qua, Misia, però vabbè. Grazie, Yugo. Ah, ok, finalmente possiamo potenziarci. Che cosa facciamo prima? Ah, ok, riduce il tempo necessario per raggiungere la precisione di tiro massima, utilissimo. Quindi potremmo sparare prima. E poi per il resto non abbiamo troppi materiali. Se avessimo avuto un po' più di tessuto avremmo dovuto usare il salnitro. E da qui ho sentito qualcuno tossire, quindi probabilmente il dottore avrà la peste. Quindi è meglio non andare, eh? Vabbè. Controlliamo se lo troviamo e che cosa ci può dire. Arriveranno i topi qui, mi sa. Dovremmo utilizzare quei prosciutti per scappare. C'è poi un bucacchi dentro. Chi sei? Magister Laurentius. Stop right there. He's contagious. Capito. Hugo. Here. Sì, proprio lui. We lost everything. There was nothing I could do. I... Oh, of course. They came for him. E mi puoi spiegare perché? An evil. Ah, c'hai i buboni, poverino. Alla peste. Courses through your family's veins. Quindi anche attraverso Amicia. Blood. Your mother and I attempted to slow its progress. But... Ever since the great break, the process has quickened. You must protect him, Amicia. Continue your mother's work. Un antico male. Cioè, che cosa succede se peggiora la situazione? Amicia, porco due! Perché se la prende col bambino? Sta cosa mi fa triggerare un fottio. Disorganized. The Inquisition. However, they seek the boy tirelessly. Ah, popo, popo Yugo stanno cercando. Head to the Chateau d'Ombrage. Lucas, go to the barn. You will finish the Ignifer. Don't try to talk. I will prove myself. I'm sorry about your parents, but you're not alone anymore. We have to move fast. Va bene, ma chi mi dice che tu non sei pure infetto? Non voglio infettarmi anch'io, sai. Amicia, comunque tu di ancora qualcosa a tuo fratello? Mamma mia, ti sputo in un occhio! Un po' esagerato, forse, ma veramente mi ha triggerato tantissimo. Se la prende col bambino a caso. Lo sapevo che sarebbe successo. Vai, prosciutti. Possiamo continuare, eh? Ah, ancora no. Qua ancora è pieno. Fuck. Quindi che si fa? Boh. Per ora c'è qualcosa qui? Uè. Collezionabili inutili, grazie per le rocce. Niente. Qua sarà dove dormire il bambino, eh? Ah, forse devo anche fare altro prosciutto per attirarli tutti. Vai, yeet. That's it. Hugo, give me your hand. No. Vedi cosa succede a trattarlo male. Are you two okay? It's been a long trip. Lungo? E non è durato niente, Amicia. E tu sei un egoista di merda. Ah no, però, povero... Poverini, devono rimanere vicino alla luce, se no sono morti. Ciao. Vieni per ora per di qua, Yugo. Vieni. Oh! Affetuso, vieni. Ciao, tizio. They've come back. They're everywhere. We have to reach the back of the barn. We can't leave without the Ignifer. How are we going to do it? Buttiamoci in mezzo, Yugo. No, si scherza. Ho detto che lo proteggo e lo. Ho detto che l'avrei protetto e lo proteggerò. L'unico problema è. Yugo, vieni qua, porco due. Ok, calmiamoci. Che devo fare qui?
Meat. Dead or alive. Ovviamente, ovviamente. Quindi no, vabbè. Chi dobbiamo sacrificare fra questi animali? Non sacrificheremo il maiale, vero o no? Ok, forse è qua qualcosa, giusto? We can use this. I see. Let me help you. Are we going to feed him? Ma no, il maiale, no. Vogliamo sacrificare il maiale. Sì, la pappa è pronta. No, Yugo, non guardare, per favore. Sti ratti, ma sono davvero un problema da badare quando c'hai un bambino a cui badare anche. Vabbè, mi dispiace, piccolo. That's it. Make sure you keep going, or you get stomachache. We have to make sure it stays. I'll close the door. Un bel problema. Mi dispiace, maialino. È stato bello conoscerti. There's a ladder down the side. Come on, let's go. Hugo. Hugo, listen. You can sulk if you like, but stay close. Mi sta facendo venire l'ansia che i topi lo assaltino. Oh, c'è qualcosa qui. Dammi. Madonna, un altro attrezzo. No, aspetta, già avevamo fatto il potenziamento, quindi possiamo anche fare un altro potenziamento, mi sa, adesso appena ritorniamo dentro. Quindi, che dobbiamo fare una volta qui? Yes, Hugo, look away, please. Why? Sta per succedere qualcosa di brutto. Orco 2. Io prima qua c'ero venuto, però. No, Amicia, what are you doing? Niente, Hugo, non guardare. Non posso farci niente, ok? Mamma mia. Questi due ragazzini mi triggerano. Un fottio. Vabbè, però Hugo è ancora piccolo, non credo che non possa capire che tutto questo. Lo so, pure a me dispiace, Hugo. Porco due, pure a me dispiace. Non farmi sentire più in colpa di quello che già sento, ok? Your name is Amicia, right? Sì. I'm Lucas. I would like Buongiorno, to... Lucas. But it requires alcohol and sulfur. C'ho sia alcohol che il zolfo io. Già preso lo zolfo, rubato tutto. Alright. Alcohol and sulfur. Alcohol, sulfur, that's everything. Here you go, Lucas. Dai, diamogli tutto. Right. Now you have to mix them. Do it slowly, it's not dangerous. Non lo devo fare io, vero? Ora puoi creare l'ignifar. Tieni premuto tab per aprire il menu selezione. Wow. E che mi serve? Ne creo uno, due. Oh merda. Che cosa fa l'ignifar? Come? Ah, ok, madonna, utilissimo, vai. Oh, mi stavano per salire addosso. Did I really just do alchemy? Sì. Your mixture is perfect. Zolfo, alcol, basta una scintilla e qua si crea il casino, no? Guarda, ne creo un po' sempre io. Dobbiamo tornare da Laurentius, mamma mia. Dimmi che i topi non ci hanno invaso. Ok, no, non... Lignifar, vai. Madonna, li ammazzo tutti. Andiamocene. E il tipo è rimasto lì sotto. Ok, no, sta avvenendo. È troppo pericoloso separarci in questo momento. Va là. Vieni con noi che ti salvo il culo. Sbrigati. Perché qua è un bel problema. Oddio, è pieno. Ok, prima quel carretto era a posto, l'hanno distrutto. Benissimo, adesso possiamo scendere, beh. Benissimo. Saranno tutto secondo i piani. Per una volta, tra l'altro sta diventando notte in pochissimo tempo. Hugo, senti, perdona tua sorella, l'abbiamo capito tutti che è stupida. Oh no, Amicia, no!
Rip cavallo. Madonna. Ouch. Forse il cavallo è ancora vivo. Però l'intera casa è andata a fuoco. Cosa? È morto, mi dispiace. No, no, cavallo. È morto. Dai, ma c'è un altro ragazzino da portarmi appresto. Sbrighiamoci, perché qua mi sa che non dureranno assai queste balle di fieno. I pagliaspi spengono velocemente, ma Ligni fare li può riaccendere. Ok, vai. Per fortuna ha craftato un bel po' di Ignifar. Mamma mia, lancia tutto e scappa. Ok, qua è la carrozza del cavallo. Ok, però credo che sia morto il povero cavallo. Siamo circondati, dove dobbiamo andare? Non lo so. Ok, per fortuna mi hanno dato altra roba. Dov'è la barca? Oh shit, il mulino, mamma mia. Ok, quindi vabbè, quante ne ho ancora? 3, quindi nemmeno, non spreco nemmeno i materiali. Aspetto che qua il mulino scenda e lanciamo l'Ignifer. Come l'ho detto, è proprio British. In qualche modo lo dovremmo riuscire a colpire, no? Oddio, state lontani da me. Ok, brava Misia, mira, boom. Corri, 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 corri. Lucas, non mi morire, corri e basta. Madonna, ci siamo separati da Lucas, mamma mia. Non ce l'ha fatta a raggiungerci. Corri. Ok, stavolta Lucas ci ha seguito. Bravo Lucas. Corri, corri tantissimo. Ma poi prima era rimasto indietro. Cioè non ho perché siamo passati praticamente all'ultimo secondo e i topi l'avevano fermato. Ma quindi c'era una possibilità in cui perdevamo Lucas? Pesante come roba. Non lo so in realtà, perché magari poi nell'animazione ritornava. Lo so Lucas, questo mondo è triste, soprattutto con sti topi. Però in acqua non arrivano, quindi se riusciamo a trovare un modo per rimanere in acqua senza che arrivino i topi, possiamo sopravvivere. Capitolo 5, il bottino dei corvi. Comunque questo capitolo è durato molto di più rispetto a quelli dei precedenti episodi, quindi mi sa che ci possiamo salutare qui. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!